che attraverso il suo sguardo passa l'approvazione o la disapprovazione e usi il suo sguardo per capire quali sono i suoi sentimenti verso di te. E questa mi è sembrata una cosa molto molto interessante, anche perché lo sguardo secondo me ricorrerà spesso anche negli altri libri, proprio come elemento di rapporto tra i personaggi. Che ne dici? Oh, ciao, intanto ciao a tutti e a tutti, grazie un sacco per l'invito, io sono super contento di stare qua, non solo di stare qua in generale ma anche per l'occasione della campagna per difendere questo spazio e ho domande difficilissime e tra l'altro ho un altro problema. Solo la prima. Madonna santa, perché in più io non mi ricordo quasi niente di un purpura da una e di un sacco di fa alcune cose mi stai dicendo te che pensavo davvero, ho fatto sta cosa eccetera e quindi cerco di ricostruire a pezzetti un po' la questione. Allora, in realtà hai centrato un personaggio che per me è stato super problematico in realtà per fare quel libro là. Poi andando avanti, un polpo alla gola ormai è uscito, penso 5-6 anni fa, esatto, 6 anni fa. E poi ho provato a trovare dei sotterfugi per cercare di evitare di rincorrere nello stesso problema che avevo nel fare quel libro, nel senso che in realtà in quel libro, dentro un po' il polpo alla coda, ci sono tre personaggi principali, che sono il personaggio mio, il personaggio dell'amico mio Secco e il personaggio di Sara. E in realtà quando lo stavo facendo volevo che tutti i personaggi avessero lo stesso peso narrativo all'interno della storia, quindi se il mio personaggio aveva tutta questa roba di voci interne, interiori, che dialoga con i suoi mostri, beniamini, eccetera, volevo che ce l'avessero anche gli altri tre. E in realtà col personaggio di Sara questa roba a me mi intoppò proprio, nel senso che mi ero reso conto che nel provare a raccontare le voci interiori di una ragazzina che stava a scuola con me, eccetera, io non sapevo proprio come procedere se non per stereotipi. Nel senso che se avessi dovuto fare questa cosa qua l'avrei fatta probabilmente con quello che io, cioè noi non si parlavamo con le femmine a scuola, quindi era, nel senso, era proprio una cosa che cosa da femmine parlare con le femmine certo, no, però effettivamente non avrei proprio saputo come, cioè come fa, alla fine di che parlavo delle Barbie, però ma che io che ne so se questa giocava con le Barbie o se guardava i Cavalieri dello Zodiaco eccetera, quindi non avrei proprio saputo come fare questa cosa. E quindi per evitare di procedere per stereotipo, dice, sai che c'è, io parlo soltanto di me e uso la lente mia e come soltanto diciamo per vedere dentro me stesso e per resto mi limito a osservare quello che c'è intorno senza entrare nella capoccia degli altri. E avrei potuto farlo un po' più facilmente con l'amico mio Secco perché c'avevo probabilmente più il polso di quello che pensava, però ho deciso poi di farlo soltanto col personaggio mio per mantenere questa cosa con tutti. E quindi in realtà poi proprio uno dei motivi per cui poi questa questione dello sguardo diventa così importante è perché è probabilmente l'unico tramite che ci sta anche per far capire quello che pensa quel personaggio e come si relaziona con me, proprio perché io avevo scelto di non perché mi sembrava un'operazione molto arbitraria questa cosa di metterli in bocca pensieri che io non sapevo se c'era veramente, eccetera. E quindi l'ho giocato.